Grazie ragazze, eccomi di nuovo qui per una chiacchierata al volante con voi. Scusate l'aspetto ancora più trasandato del solito oggi, un po' più andante del solito, è che c'è un po' di vento qui per fortuna, quindi i capelli, anche se legati, sono un po' partiti per i fatti loro, e poi continuo ad avere questa allergia qua ai pollini, terribile, non so se anche l'inquinamento, il fatto che non piove da un po', e quindi sono mezza stordita e con la faccia abbastanza gonfia. Comunque, insomma, è solo un fastidio, niente di che. E oggi vi volevo un po' parlare di qualcosa che in realtà va un po' al contrario di quello che faccio di solito, e cioè quanto sia importante evitare i continui viaggi mentali, secondo me, e invece concentrarsi sull'attimo presente. È un po' quello che insegna la mindfulness, che è diventata molto di moda in questi ultimi anni, così mi diceva anche una mia amica psicoterapeuta, che molte persone, molti dei suoi pazienti le chiedono di poter fare dei corsi sulla mindfulness, le chiedono spiegazioni, informazioni così. Allora, in realtà in Occidente, per quanto ne so io, è stata introdotta e poi è diventata una moda, un po' come le discipline yoga e quant'altro, soprattutto per cercare di fronteggiare i disturbi di ansia, i disturbi depressivi e lo stress, il logorio dello stress, diciamo, quotidiano in generale. Quindi per disturbi che vanno dall'insonnia alla come si chiama? Quando mi sfuggono i termini così, eppure dovrei saperli perché ne ho a che fare spesso. Allo stato, diciamo, di ansia continua, quotidiana, adesso non mi viene in mente il termine, e fino agli attacchi di panico e alle depressioni, insomma, quelle, diciamo, comuni, ecco, più comuni. E in realtà la mindfulness è una sorta di presa in prestito di una disciplina orientale che i monaci buddisti, insomma, comunque i religiosi orientali, diciamo così, usano da secoli, forse da millenni, ed è una speciale tecnica di meditazione per cui, come un po' tutte le meditazioni, in realtà si basa sul concetto di quanto sia importante evitare che la mente vaghi nel passato e nel futuro, ma di stare concentrati sul momento presente. Infatti, se noi ci pensiamo, almeno per quanto riguarda me di sicuro, ma penso che riguardi un po' tutti in varia misura, la nostra mente sta pochissimo nel momento presente, cioè per noi quasi il presente non esiste. Se pensiamo, è paradossale, perché comunque noi l'unico momento di vita in cui abbiamo dell'influenza, in cui possiamo decidere cosa fare, possiamo veramente agire, fare la differenza, è proprio l'istante presente, perché il passato ormai è chiuso e anche sul passato recentissimo non possiamo più fare niente. Il futuro è ignoto a tutti e quindi comunque il pensarci non serve a molto, perché non ci si può incidere, diciamo, se non agendo sul presente. Ma in realtà la nostra mente, soprattutto le menti occidentali, rimbalzano tra i dispiaceri, i rimpianti, i ricordi spesso negativi del passato e le ansie per il futuro, quindi l'ansia anticipatoria di immaginarsi cosa mi succederà oggi, cosa mi succederà domani, come sarò fra 5 anni, e se mi succede questo cosa farò, e se non mi succede quest'altro cosa farò allo stesso modo. E quindi il nostro cervello è in un continuo stato di tensione, il cervello e non solo, anche il fisico, perché ovviamente nello stato di tensione continua vengono prodotti anche degli ormoni come il cortisolo, insomma i corticosteroidi in generale, dalle ghiandole surrenali, che permetterebbero in maniera fisiologica di reagire al momento di stress. Il problema qual è? Che sono ottimi per reagire allo stress momentaneo, quindi c'è un pericolo, un animale deve fuggire dal pericolo, ma questo stress deve durare pochi secondi, pochi minuti. Uno stress continuo come quello a cui siamo sottoposti noi invece porta questa continua produzione di
di ormoni con tutti i relativi effetti feedback, effetti accumulo, eccetera. Io non ve li descriverò molto questi perché non sono un medico, sono una biologa e li ho studiati da biologa, per cui non posso andare così approfonditamente sugli effetti fisici dell'accumulo di questi ormoni nel sangue. Comunque vi posso dire che sicuramente ormai è di dominio comune il fatto che non siano salutari. E quindi la mindfulness cosa cercherebbe di trasmettere, di insegnare? Il fatto che è importante stare nel momento presente. Quindi non ha niente a che vedere con la moda del, non so, vestiti larghi da yogi o da figlio dei fiori, ciondoli, catene, metalli, vari conduttori, non conduttori di energia positiva, eccetera. Anche questo secondo me fa molta parte della moda e non è neanche necessario mettersi lì a meditare nella posizione del loto, sapete, quella con le gambe incrociate, le dita unite, cioè diciamo le dita opponibili, pollice e indice uniti, eccetera, anche se secondo lo yoga è molto importante assumere questa posizione, ma la mindfulness si estranea un po' da questo per dare dei concetti più generali e applicabili da tutti, se vogliamo, in qualsiasi momento. Perché mi spiegava anche questa mia amica psicologa che si potrebbe praticare la mindfulness in qualsiasi momento, quando si guida, e questo è il contrario di quello che faccio io, se pensate nei miei video solitamente, cioè concentrarsi sull'azione della guida, concentrarsi su ogni singolo metro di strada. Si può fare anche quando si passeggia, ad esempio concentrandosi su quello che si osserva, toccando, non so, le foglie degli alberi e concentrarsi sulla sensazione della foglia che sto toccando, cioè cosa mi trasmette il tatto quando sto toccando una foglia. Si può fare quando si nuota, ad esempio, allenarsi a sentire la sensazione dell'acqua che scorre, del fatto che l'acqua ci sorregge, quindi non sentire più il peso sui muscoli, sentirsi proprio sospesi. Ecco, queste sono tutte tecniche, o meglio, non sono neanche tecniche, sono tutte occasioni in cui si può praticare, diciamo, la mindfulness, ecco. Scusate per la spiegazione un po' pressapochista, perché appunto io non sono un'esperta, però mi sono interessata dell'argomento perché in molti periodi della mia vita ho patito e patisco molto lo stress, nonostante, sapete, io ho una vita molto semplice, tranquilla, insomma, ho una vita, uno stile di vita abbastanza meditativo io, per mia fortuna, in questo momento. Però ovviamente dello stress ne risentiamo, perché comunque non possiamo fortunatamente mai isolarci del tutto dalle relazioni con gli altri, da alcuni doveri, dal fatto che siamo in un contesto sociale con gli aspetti che ci piacciono e i molti che non ci piacciono, quindi comunque non possiamo essere degli asceti totali in nessun momento, per cui secondo me è importante trovare un modo anche temporaneo per distaccarsi. Quindi quello che ho imparato io cos'è fondamentalmente? Il poco che ho imparato io finora. Concentrarsi su qualcosa è molto difficile, e voi direte: hai scoperto l'acqua calda, vabbè. Però no, in effetti è vero, è una cosa abbastanza scontata, però è talmente scontata che non ci facciamo più caso. Ad esempio, io ho provato anche qualche giorno fa, sono andata a fare un giro in bici, a un certo punto ho posato la bici, ho cominciato a girare a piedi in una carraietta dove ci sono i bordi dei campi, ho provato a toccare le spighe di grano, eccetera, e sono riuscita, secondo me, a concentrarmi su quello che provavo in quell'istante preciso. Però nel giro di 2-3 secondi la mia mente è subito tornata ad altre cose parallele, passate, presenti, future, soprattutto future. Non so, una cosa sciocca che mi è venuta in mente è tipo: sono le 7 di sera, fra un'ora ceniamo, cosa faccio da mangiare stasera? Oppure cosa ho mangiato oggi, e quindi per non ripeterlo nella cena. Quindi anche stupidate, non pensieri gravi, pensieri diciamo filosofici importanti, anche la banalità quotidiana ci distrae, cioè è difficile comunque riuscire a stare concentrati. Però
chi pratica mindfulness e chi la insegna sostiene che questo sia assolutamente normale e che per riuscire ad avere una buona concentrazione, come in tutte le cose, bisogna fare molta pratica. Come non impariamo a risolvere un'equazione matematica se non prendiamo confidenza con gli esercizi, quindi se non facciamo, io lo dico sempre anche ai miei studenti, se non fate un sacco di esercizi non riuscirete mai a bilanciare facilmente delle equazioni chimiche o a risolvere delle equazioni matematiche. Quindi l'esercizio, come la pratica, come in tutte le cose, è importante. Però come dice la filosofia buddista, deve essere una pratica svolta con gentilezza. Faccio un esempio pratico. Passeggio per un prato, tocco la spiga di grano, mi rendo conto che in quel momento riesco a concentrarmi su quanto è ruvida, sul fatto che se la schiaccio è dura, è consistente, sul fatto che se la muovo mi dà dei riflessi, perché ovviamente sapete che sono piene di micropelletti, quindi se la muovete al sole diventa quasi traslucente. Però non riesco a farlo per più di 3-4 secondi automaticamente, e allora comincio a dire a me stessa: ecco, non ce la farai mai, sei la solita, continui a rimuginare sul passato, continui a stressarti per cose anche stupide del futuro come la cena, non lo so, continui a pensare ai tuoi cari, dove saranno, cosa staranno facendo, non ce la fai a concentrarti. Però bisogna accettare questo fatto, perché è normale, cioè la nostra mente, se ci pensate, fino a questo momento è stata allenata a fare l'esatto contrario. Fino a questo momento la nostra mente è stata allenata a stressarsi sul futuro, a rimuginare sul passato, a pensare anche spesso a delle cose che non ci competono direttamente, e quindi ha creato dei percorsi neuronali, cioè dei collegamenti fra neuroni, che l'hanno portata a funzionare così. Quindi per rompere questo schema bisogna rompere questi vecchi collegamenti neuronali e crearne dei nuovi. Quindi la mindfulness, le pratiche di mindfulness diventeranno dei collegamenti neurali nuovi, ma per fare questo, per ottenere, diciamo, questo scopo, per arrivare a questa meta, bisogna comunque allenarsi molto, cioè il cervello deve cambiare pian piano, con grazia, con gentilezza, con pazienza, il suo schema, cioè lo schema a cui è stato abituato, che nel tempo è diventato anche un assetto fisiologico e biochimico. Quindi ci vuole pazienza, perché sicuramente è un processo lungo e lento da cambiare. Per cui, insomma, io quello che vi consiglio, se volete provare come ho fatto io, in un momento qualsiasi della giornata, anche quando avete 5 minuti di tempo per voi, per fare qualcosa, se correte alla mattina, se fate una passeggiata la sera, se andate a prendere un gelato, qualsiasi cosa, se giocate con i vostri figli, con i vostri nipoti, eccetera, provate a concentrarvi su quello che state facendo e sentendo in quel momento. Anche se dura per pochi secondi, voi insistete, fatelo, magari non continuativamente, ma magari il giorno dopo ci riprovate. Se l'avete fatto la mattina, ci riprovate la sera, insomma, quando vi sentite, mi raccomando, con pazienza e gentilezza. E proverò anch'io, continuerò ad andare avanti, insomma, con pazienza, e se non otterrò dei grossi risultati, quantomeno avrò allenato la gentilezza verso me stessa, che anche quella è una cosa rara e non facile, e non è assolutamente né scontata né automatica. Spesso siamo molto più gentili con gli altri che con noi stessi, non so se anche a voi capita così. Quindi niente, come al solito io ho chiacchierato molto, ho fatto vagare la mia mente anche stavolta in questo viaggio in maniera anti-mindfulness, per cui è ora di concentrarsi sulla strada. Io vi saluto e vi mando un bacione al prossimo video.